Anch'io naturalmente mi aggiungo ai ringraziamenti a Neve Roli e alla Fondazione Zeri per questa bella occasione e devo dirvi che l'intervento che farò in qualche modo nasce da una mostra sfortunata. Mostra sfortunata perché nel 2020, nell'anno di Raffaello, siamo riusciti a riportare a Rimini dopo 178 anni, perché cioè dall'acquisto operato da Wagen a Rimini nel 1842, la cosiddetta Madonna di Ottalevi di Raffaello, una mostra che è stata aperta per 13 giorni in quella famosa fase in cui stavano aperti i centri estetici, ma i musei, le mostre hanno dovuto chiudere in Italia. E mostra sfortunata, ma mostra che ha avuto anche un portato per me molto positivo. Io prima della mostra avevo fatto delle ricerche genealogiche, la famiglia di Ottalevi si era estinta circa un secolo prima, per capire dove potevano essere finite le sostanze, chissà magari anche l'archivio di questa famiglia, e queste ricerche mi avevano condotto a individuare una famiglia che aveva richiesto di poter subentrare nel titolo di nobiltà, di marchesato dei Ottalevi, e ho cercato di telefonare, ho telefonato 14 volte e per 14 volte la brava governante di questa famiglia mi ha detto che la signora era a fare la spesa. Io ho capito che o non mi volevano parlare oppure c'era un problema grosso compulsivo, insomma, nello spendere i soldi. Durante la mostra, tuttavia, questi eredi si sono presentati e mi hanno messo a disposizione, la faccio breve, l'intero archivio di Ottalevi in realtà. Nel quale io speravo di trovare l'elenco delle opere, l'elenco della vendita, soprattutto post mortem di Audiface di Ottalevi, ricostruire così tutta la collezione. Non ho trovato quello che cercavo, come spesso accade con gli archivi, però ho trovato altre cose, cioè ho trovato tante cose in realtà. Ho trovato circa 300 lettere che configurano in una maniera molto puntuale l'attività di Audiface di Ottalevi come marchand amateur, perché diversamente non lo si può definire. Non è semplicemente un collezionista, è attivo sul mercato per comprare e per vendere, e questo è apparso in una maniera estremamente evidente. Quindi io, ascoltando anche un po' gli interventi di ieri, devo dire che ieri sera, tornando a casa, ho cercato di aggiustare un po' le cose, perché questo è quasi è un caso di studio in cui io metto sul tavolo, insomma, queste carte che sto studiando in questo momento, che ho appena finito di trascrivere, nelle quali ho trovato molte suggestioni, molti agganci anche con fatti, dinamiche e protagonisti che sono stati evocati ieri. Quindi passiamo velocemente a fare un po' un quadro di contesto. Chiaramente parlerò anche di Raffaello, come mi è stato chiesto giustamente da Neville, perché la Madonna di Ottalevi, ma non solo, vedremo, è un po' al centro di tutte queste trattative e di queste dinamiche, perché come Valeria Paruzzo ci ha detto ieri, qui in Italia, nel suo viaggio del 41-42, Wagen deve trattare con dei privati, e qui io cercherò, almeno in questo caso, di ricostruirvi la dinamica e anche tutti i problemi personali, logistici e di tutti i tipi che potevano avvenire durante queste trattative. Allora, io di Audiface di Ottalevi non ho un ritratto, non esiste un ritratto, quindi vi ho messo di fianco a Wagen, che abbiamo visto in questo ritratto più volte, il palazzo riminese che Gustav Friedrich Wagen varcò, la cui soglia varcò per incontrare Audiface di Ottalevi. Chi è Audiface di Ottalevi? Audiface di Ottalevi è appunto questo mercante, collezionista, amatore che costruisce una importante rete di rapporti con il mondo del mercato dell'arte e anche delle accademie, della connoisseurship intorno alla metà dell'Ottocento, dagli anni 30 agli anni 60 dell'Ottocento. Audiface di Ottalevi, in breve, è un diplomatico, anche questo ieri abbiamo evocato, per anche le facilità che si potevano avere maggiori nell'esportazione, viceconsole di Francia, designato da Carlo X, e è un personaggio che fa alcune imprese anche, apre una distilleria di alcol sul porto di Rimini e che distillava alcol dal vino, gli affari gli vanno bene, finisce il vino e i portuali fanno una rivolta contro Audiface di Ottalevi, oppure apre nel suo palazzo, dove c'è la collezione, una banca,
perché era stato il primo segretario della banca della Cassa del Risparmio di Rimini, vede della possibilità di far soldi e però prende tutti quelli che la banca non vuole, quindi acquisisce i crediti deteriorati e lì fa veramente un grosso buco nell'acqua. La cosa è rilevante perché poi dovrà vendere anche parte della collezione per cercare di tamponare questi dissesti. Comunque la sua, diciamo così, il suo contesto di attività come viceconsole di Francia è diciamo così, diviso tra lo Stato della Chiesa, naturalmente, con i due centri principali che sono Roma e Bologna e Parigi. E in tutti questi luoghi lui ha dei referenti molto precisi che emergono da questi carteggi anche molto, molto dettagliati. Allora, a Bologna è forse il primo centro a cui lui si riferisce. A Bologna ha un concittadino, Clemente Alberi, che lavora, insomma, insegna all'Accademia, è un pittore, che funge da agente con gli antiquari e con i mercanti. Ma a Bologna ha un rapporto molto stretto con un restauratore, abbiamo parlato a lungo di restauri sia ieri che oggi, che è in buona sostanza uno dei personaggi anche più discussi a Bologna. Scrivono le fonti al tempo di Guizzardi, questo restauratore. Egli è, io ho scritto molto piccolo qua, adesso faccio fatica a leggere, è e Carracci, e Albano, e Guido, e Francia, ad un tempo stesso, e Sadio, o doviziosi raccoglitori di quadri, quante volte, lo leggo qua, faccio prima, gongolate di piacere innanzi ad un putto che voi credete dell'Albano, o una testa di Guido, sfidando tutti i moderni fare altrettanto, mentre quel putto con la testa è per metà o interamente opera recentissima del Guizzardi. Guizzardi era molto molto apprezzato, molto pericoloso, ed è il maestro sostanzialmente di Molteni, quindi anche qui c'è un possibile legame. A Roma il panorama non è dissimile. Un altro artista riminese, Luigi Pedrizzi, un allievo di Tommaso Minardi, è il suo agente nella Città dei Papi, ma ha contatti anche con personaggi accademici come Luigi Fioroni, un altro pittore che viene dall'Accademia, che a un certo punto ricopre il ruolo di commissario per la dogana e per le esportazioni, quindi capiamo anche quanto interesse avesse Audiface di Ottalevi nell'avere rapporti con questo artista. E poi a Roma è sicuramente in contatto con Luigi Poletti, architetto più importante, architetto pontificio del tempo, e con Francesco Coghetti. Poletti, sapete, ha costruito il teatro di Rimini, e mentre stava a Rimini per la costruzione del teatro, per il progetto, risiedeva proprio nella casa, nel palazzo di Audiface di Ottalevi, quindi tra quei quadri, e conosceva molto bene questa commissione, mentre Coghetti sarà autore del Sipario del teatro di Rimini, anche con questo quindi ha stretti rapporti. Infine a Parigi il carteggio ci dice che il suo referente è Eugène Pio, che è un personaggio veramente molto particolare, cioè un critico d'arte, un fotografo, è un collezionista, pubblica l'Italie Monumentale, che è una delle prime tra 1851 e 1853, viaggi d'Italia con fotografie, e nel 1842 fonda una rivista, Le Cabinet de l'Amateur, che è veramente una sorta di gazzetta antiquaria, insomma, che tratta del mondo degli antiquari. Quindi in questo palazzo passano tutta una serie di personaggi assolutamente particolari. Il primo che ho messo è Gioacchino Rossini. Il percorso formativo di Audiface di Ottalevi è veramente molto sui generis per un nobile, per un marchese romagnolo. Studia nelle Marche a Osimo, ma poi va a studiare musica, quindi qui capiamo anche l'interesse poi per la costruzione del teatro, ed è compagno di studi di Rossini, col quale stringe un'amicizia molto forte. Le lettere di Rossini che ho trovato nel carteggio con Audiface di Ottalevi parlano spesso anche di Rossini, che loda la sua collezione e introduce suoi amici bolognesi che, recandosi a Rimini, a volte anche per i bagni, si formavano i primi stabilimenti bagni, andavano a visitare poi questa collezione. Poi Giovanni Rosini, è stato evocato ieri appunto, Giovanni Rosini è colui che indica a Wagen
raccomanda a Wagen di andare a visitare la raccolta di Audiface di Ottalevi. Anche Rosini, insomma, autore di questa storia della pittura italiana esposta a quei monumenti, un libro anche, insomma, serie di libri anche un po' particolari, è un personaggio comunque abbastanza nodale. Abbiamo visto ieri anche lui collezionista, che, se non ricordo male, cede a Eastlake alcuni dipinti della sua collezione. Naturalmente Wagen passa, un dipinto di Audiface di Ottalevi finisce nella collezione di Stroganov, un altro importantissimo attore anche sul mercato dell'arte, poi vedremo quale. Passa qui da Bologna Gaetano Giordani, che è il direttore, possiamo dire, della Pinacoteca, passa Otto Mundler, e vedremo in una maniera anche un po' particolare. Audiface di Ottalevi cerca di avere contatti anche con Passavant, che nel momento in cui questi viene in Italia per valutare dipinti dalla vendita Fesch, e anche infine, magari post mortem, anche con Eastlake, perché quel Michelangelo Gualandi, che ugualmente è stato più volte evocato, valuta la sua collezione post mortem, subito dopo la morte di Audiface di Ottalevi. E allora, per ricostruire questo contesto, in cui arriverò chiaramente anche a Raffaello, cosa fa, come agisce Audiface di Ottalevi sul mercato romano? Si mette in società con alcuni interessanti attori in questo mercato. Uno è Leopoldo Fabri. Questo Leopoldo Fabri è un commerciante che ha trattato anche opere di estrema importanza, dopo ne vedremo un'altra proprio legata anche a Raffaello, almeno dal punto di vista tributivo, che stampa appunto in francese queste schede di vendita, e proprio da Audiface di Ottalevi riceve un dipinto estremamente importante, attribuito al tempo naturalmente a Leonardo, che è il Boltraffio dell'Ermitage, che viene venduto appunto a Sergei Stroganov. Questa era una notizia nuova che per me è stata anche piuttosto rilevante, ed è molto rilevante in questa presentazione che Audiface di Ottalevi fa. Questa dichiarazione dice che Audiface aveva la sua famiglia possedeva il dipinto da molti secoli e proveniva niente meno che dalla collezione degli Este. Vi dico già che io ho sia gli inventari del padre che gli inventari della madre di Audiface di Ottalevi, hanno molti quadri, sono quadri decorativi, non c'è niente di tutto questo, non c'è neanche il Raffaello, chiaramente non c'è la Madonna di Ottalevi. Lui millantava queste provenienze perché chiaramente potevano dare dei vantaggi sul mercato. Insomma, lo stesso Leopoldo Fabri è il commerciante, diciamo così, che insomma, mette in vendita il ritratto del cardinale Chiocchi del Monte, che oggi è a Dublino, di Sebastiano del Piombo, che però, vedete, al tempo era attribuito invece a Raffaello. Questo strano antiquario intermediario è particolare perché sposa la figlia di uno stampatore, quindi ha la possibilità di produrre anche dei pamphlet. Per esempio, di questo dipinto si fa fare una breve scheda da Overbeck, quindi si rivolge all'Accademia, e questo è un po' il mondo con il quale Audiface di Ottalevi ha a che fare prima del suo contatto con Gustav Friedrich Wagen. Perché? Perché sostanzialmente il consesso accademico, le commissioni accademiche erano ancora il punto di riferimento non solo per le esportazioni, non solo per i restauri, ma anche per i giudizi che potevano essere dati a un privato. E io ho trovato che effettivamente anche Audiface si rivolge all'Accademia di San Luca proprio per un suo preteso Raffaello, che purtroppo non ci è pervenuto. Però nel 1837, introdotto da un cardinale Galeffi Cesenate, quindi attivo in Romagna, chiede alla Commissione Accademica di San Luca di esprimersi su un dipinto che ritiene essere di Raffaello, un modelletto dell'Attila, appunto, si dice di un'Attila di Raffaele. Allora il consesso si riunisce, ed è interessante vedere un po' a chi si riferisce Audiface di Ottalevi, perché il
Il presidente è Teneragno, poi c'è Tommaso Minardi che aveva, come sapete, una fama di conoscitore di quadri e di ottimo attributore, Overbeck che abbiamo trovato prima, Coghetti che farà il sipario di Rimini, poi Natale Carta, Alessandro Cappalti, Vittore Schenz e Paolo Mercuri. È curioso, io qui vi ho messo appunto due immagini perché poi quando di faccia di Ottalevi farà costruire il teatro di Rimini e sarà uno dei protagonisti, il busto di Poletti che di faccia di Ottalevi aveva in casa proprio di Tenerani e si trova ancora oggi a Rimini Museo, e questo è il sipario di Francesco Coghetti. Quindi è un contatto veramente strutturale con l'Accademia che viene in qualche modo correlato ai rapporti che per la sua attività di diplomatico aveva anche con i cardinali romagnoli. Allora, ed è questo il contesto attraverso il quale si arriva al contatto con Wagen. Io nell'archivio ho trovato il biglietto da visita di Wagen col quale evidentemente lo studioso si è presentato a di fase di Ottalevi. Non l'ha stampato in francese perché andava dal viceconsole di Francia, evidentemente il francese era la lingua, insomma, internazionale più parlata del tempo, e quindi Wagen si presentava con questo bigliettino che scrupolosamente, religiosamente, anche Audiface di Ottalevi ha conservato. E quindi da qui in poi parte questa trattativa privata, come vi ho detto, che è qualcosa di completamente diverso da anche l'uso che aveva Audiface di Ottalevi nel rivolgersi invece, come abbiamo visto, alle accademie e ai consessi ufficiali. Ecco, questa è la Madonna di Ottalevi, come era a Rimini nei 13 giorni in cui è potuta stare in vacanza quasi. E chiaramente quando Wagen vede la Madonna di Ottalevi, che era attribuita in collezione a Perugino, la sua memoria verosimilmente corre rapidamente alla Madonna Solli, che aveva appunto catalogato, e Verroi ci ha parlato, insomma, nella introduzione anche di questi lavori, anche recentemente questa mostra che è stata fatta a Berlino su questa collezione, e riconosce che questo non è Perugino, ma verosimilmente un'opera giovanile di Raffaello, e quindi si mette, non lo dice naturalmente, lo vedremo, al collezionista o di faccia di Ottalevi, e dice va bene, Perugino, lo prendo come Perugino, e contestualmente acquista anche un altro dipinto che ugualmente si trova a Berlino, ed è questa Natività di Luini, che in collezione di Ottalevi era data a Garofalo, non so, forse per quello sfondo un po' particolare, ma e che Wagen ritiene essere un'opera di Leonardo, niente di meno. È un errore un po' particolare, insomma, in un caso ci prende molto, in un altro caso non ci prende proprio per niente, vedremo, poi se ne pentirà anche. Però cosa succede? Succede che, come è stato spiegato ieri, quando si tratta con i privati bisogna far presto. Cioè bisogna mettere le mani su quelli che si considerano dei capolavori, quindi in qualche modo Wagen scrive subito a Olfers. E questo è lo stato un po' della scrittura dei documenti berlinesi. Io ho dovuto farmi aiutare non solo per il tedesco ma un po' anche per la scrittura, e scrive a Olfers dal Marchese di Ottalevi, trovai alcuni dipinti che per noi possono essere interessanti, nella fattispecie parla della Madonna di Ottalevi, di questo opera di Raffaello, si suppone che sia un Perugino, io però la considero un'opera tra le prime di Raffaello, quindi qui la vede veramente bene, fa una descrizione e poi dice devo assolutamente impormi di acquistarlo per 150 talleri luigini, poiché questo dipinto presumibilmente sarà uno dei più richiesti del mondo. Tutti stanno cercando dei Raffaello in mani private in quel momento, tutti proprio. Quindi quando lui vede questa possibilità manda subito una richiesta, anche perché 150 talleri non è una grossa cifra. Chiaramente lui sta acquistando un Perugino. Ieri mi pare che il Prospero Fontana, la grande adorazione dei magi di Prospero Fontana fosse valutata 2000 talleri, quindi fate le proporzioni, quello è un quadro meraviglioso, però voglio dire, qui si parla di Raffaello ed è un prezzo che è meno di un decimo. L'altro quadro, considerato di Garofalo, è alto circa 2 piedi per 1, rappresenta Maria sopra la cui testa è disposto un angelo che sta per mettere il bambino appena nato nella culla, inoltre rappresenta Giuseppe e l'annuncia ai pastori il dipinto
è su legno ed è uno dei più belli di Leonardo da Vinci, né? Non solo un Leonardo, uno dei più belli addirittura. Quando Wagen in qualche modo torna a Berlino e si segna le attribuzioni, qualcosa è già cambiato. Sul secondo dipinto compare il nome di Gaudenzio Ferrari, che insomma, ha già più senso, voglio dire, e poi oggi sappiamo che è attribuito invece a Luini. E cosa succede? Questo è un biglietto secondo me molto importante, perché è la copia che attrattiene Audiface di Otallevi con la promessa d'aspetto per il quadro di Pietro Perugino ed il Benvenuto da Garofalo per mesi due. Quando Wagen arriva da un collezionista privato non ha i soldi in pronta cassa, come abbiamo detto ieri, non ha capacità di spese immediate, quindi cosa fa? Chiede, mette una sorta di opzione su questi acquisti, dice: io comprerò, tu dammi due mesi in modo che io possa avere i soldi. Audiface di Otallevi è molto contento di questo, perché la fama, Wagen era già un esperto di fama, e per Audiface di Otallevi, che voleva vendere quadri, acquistare quadri, poter vantare una vendita a Wagen, lo vedremo poi proprio in maniera molto esplicita nelle lettere successive, è un punto di forza per il suo commercio. Per il suo commercio anche di opere sulle quali era passato Guizzardi. È molto bello nelle lettere, questo restauratore così bravo, di Otallevi parla dei benefici che lui deve fare ai suoi dipinti. Quando manda i dipinti dice: Guizzardi, fai dei benefici a questo quadro. Ed è una cosa che mi ha colpito molto. E quindi i quadri di Audiface di Otallevi avevano grosso modo questo trattamento. È il 19 dicembre del 1841 e Wagen ottiene questa opzione, ma non riesce a esercitarla. È Audiface di Otallevi, passano due mesi, ma proprio tondi, anzi due giorni prima, gli scrive, gli chiede se ella crede fare l'acquisto dei suoi mentovati quadri, Perugino e Garofalo, per prezzo stabilito di scudi 1320, o veramente mettermi in libertà per suo e mio governo. Quindi i soldi non sono arrivati, Audiface di Otallevi dice: liberi. Wagen non ha soldi in quel momento, però tarda sempre un po', prende tempo, e poi vedremo, blandisce anche il collezionista e risponde. Io non ho la risposta di Wagen in questo caso, ma ho la replica di Audiface di Otallevi, che dice: ho ricevuto la stimatissima sua del 3 di corrente in marzo, quindi da Napoli, devo in risposta a quella seguitarle che veramente io non potrei rilasciare il quadro del Benedetto da Garofalo e non rilascerei con la dimensione da lei proposta. Cioè Wagen si pente e gli dice: il Garofalo no, non mi, se si può no, oppure abbassami il prezzo. Ma Audiface di Otallevi gli dice: questo è un commercio fatto, abbiamo scritto delle carte, quindi se lei vuole il Raffaello si prende anche il Perugino, per Audiface di Otallevi si prende anche il Garofalo, poi se invece dovremo fare altri affari ridiscuteremo le cose. Quindi questo è, ieri si è parlato un po' anche del coraggio di Wagen nel stabilire nuove attribuzioni di opere statali, magari anche al ribasso se necessario, e a maggior ragione qui vediamo invece una prudenza che è quella di chi sta spendendo, come si diceva appunto, dei soldi pubblici e capisce che qualcosa non va, che ha dovuto agire un pochino d'impulso, ma in qualche modo non può tornare indietro e quindi deve fare un po' un calcolo. A questo punto l'attività di Luini diventa un po' un aggregato all'acquisto del Raffaello, al quale lui non vuole rinunciare, e fondamentalmente arriva anche per quel motivo. Ma intanto, sempre rimanendo su Raffaello, i due si scambiano delle opinioni e Audiface di Otallevi, che è appunto in questo mondo romano anche accademico e anche mercantile, scrive: sarei a pregare vostra signoria illustrissima, andando a vedere la galleria del signor cavaliere Camuccini, osservar bene la sua Madonna che tiene sul cuscino il bambino e questo un Garofalo in mano di Raffaele, e ciò per avere un suo valevolissimo parere
Allora, quando ella favorirà qui a Rimini, che se non le disgradisce, potrebbe smontare il mio palazzo, lo che riterrei per un dono, e così goderci un poco più la nostra conoscenza e parlare con maggior comodo di cose d'arte, eccetera. Quindi, questo, io non lo so se avesse un presentimento, lui stava vendendo un Raffaello e chiede opinioni su un Raffaello altrui, neanche dire, non mi metto a fare la storia attributiva di questo dipinto, perché non basterebbe veramente il tempo, sapete, rivalutato da Nicola Spegni, ancora oggi sono in qualche modo dibattuto questo dipinto, e quindi in seguito, quando Wagner risponde a Odiface di Otallevi, gli dà delle istruzioni pratiche, quindi noi cominciamo a vedere come lavorava nella raccolta di queste opere d'arte, non solo dipinti, e come anche logisticamente dovesse organizzarsi, perché queste opere dovevano essere spedite e dovevano essere in qualche modo concentrate in alcuni luoghi. Quindi gli dice, gli chiede, intanto non ha ancora i soldi, e gli scrive: io do la mia parola d'onore che il denaro non mancherà. Quindi dopo quattro mesi i soldi non sono arrivati e Wagen deve spendere la parola d'onore per riuscire a tenere nella possibilità d'acquisto la Madonna di Otallevi di Raffaello. E poi dice: quando arriveranno i soldi, per favore, di indirizzare tutti queste opere che lui ha comprato a Roma, a Emil Braun, sostanzialmente, segretario della Società di Archeologia, Monte Caprino 131, oppure, se vuole, intanto a un suo amico a Roma. Quindi c'è anche una questione logistica. I dipinti devono arrivare a Roma, e a Roma probabilmente dovranno avere anche una licenza di esportazione in qualche modo. Chiaramente a Wagen faceva comodo che non fosse il nome di Raffaello quello con cui arrivava la Madonna di Otallevi. E poi, nell'accettare l'invito a casa di Audiface di Otallevi, dove effettivamente Wagen poi si recherà, gli dice: mi rallegro già nel pensiere di quanti ragionamenti sopra le cose d'arte potrà fare con un conoscitore della sua pasta. Cioè, gli stava portando via un Raffaello come Perugino, ma gli dice: che bello poter parlare con lei che è un conoscitore così raffinato. Di Otallevi, insomma, viene stimolato un pochino nel suo ego e è molto contento di tutto questo. E allora arrivano i soldi e spedisce le opere. Questa è la ricevuta del vetturino. Allora, Audiface di Otallevi, ci sono molte lettere, perché Wagen è molto lento nel dar risposta, deve prendere tempo per avere i soldi. Quindi Audiface di Otallevi, con una tempestività veramente sbagliata, scrive a tutti, scrive a Braun, scrive appunto a Fioroni, si è visto passare in dogana le cose, scrive al segretario delle poste a Roma per sapere se le sue lettere sono state effettivamente recapitate a Wagen. Ha un'impazienza che sembra quasi un po' di sfiducia, insomma, che si possa concludere questo affare. Invece i soldi arrivano e lui spedisce. Questa è la lettera di vettura. Voi immaginate questo carro trainato dai cavalli che per l'Appennino va fino a Roma, cioè le cose non vanno su a Berlino ma vanno fino a Roma, e Celeste Contarelli, che trasporta Raffaello, è un illetterato, che è una cosa molto elegante per dire un analfabeta, che firma con croce, vedete, scrive una croce. Se penso agli standard di trasporto di oggi e quanto, insomma, abbiamo dovuto, insomma, mettere in campo anche da Berlino per portare con la televisione, c'è una certa differenza, devo dire, adesso. E allora, quando arriva il dipinto a Roma, Wagen non dice nulla, come sempre, e di Otallevi si spazientisce moltissimo e scrive appunto a quel Luigi Fioroni, pittore, commissario doganale, un protégé di Torlonia, il quale dice: sì, ho visto passare le casse con i suoi quadri, le abbiamo aperte e dentro c'era anche quella Madonna che io conosco bene. Quindi era già stata a Roma, verosimilmente era già stata offerta sul mercato, ma non doveva essere andata del tutto bene, quindi questa volta è la volta buona. Poi, quando Wagen si reca a Rimini nel settembre del 42, anche lì gli dice che sarebbe arrivato in primavera, ci arriva con 6 mesi di ritardo, però c'è qualcosa
di interessante. Allora, lui compra anche dagli eredi di Antonio Bianchi, che era il bibliotecario della Gamba Lunga, che era un collezionista di medaglie, 8 rilievi, 13 medaglie, 36 monete. Io non ne so nulla, purtroppo, perché non c'è una descrizione precisa. Solo 4 placchette vengono dette delle rappresentazioni delle 4 stagioni, non le ho potute individuare a Berlino, e insomma magari qualcuno sarebbe bello che lo facesse. E chiede, visto che andava verso Bologna, di essere introdotta a Gioacchino Rossini, perché Wagner lo voleva conoscere, ma Rossini era in campagna, quindi non lo riesce a incontrare, e dice: mi manca un sigillo, l'ho dimenticato. E tant'è che Audiface di Ottalivi va da questi eredi, trova il pacchetto col sigillo, e io ho inserito queste lettere, devo dire la verità, ieri, anche per rispondere un pochino a una domanda che ci si faceva sulle questioni veneziane, sull'ambiente non confortevole che trova Venezia Wagen, dove non c'è appunto il console di Prussia. E secondo me è abbastanza interessante il fatto che si appoggia a dei banchieri, cioè Venezia raccoglie le opere presso i banchieri miei, cioè di mia fiducia, i fratelli Schielin. È un istituto bancario, queste sono due notizie del 1845-1852, quindi Coeve, che era esistente e ben noto a Venezia. Quindi qui abbiamo veramente il caso di una responsabilità, evidentemente, che Wagen sente, perché sono opere preziose che ha pagato con soldi pubblici. Lui passa per Venezia, dove le può tenere se non in banca? Questo ci dà anche la dimensione di come a Roma avesse l'appoggio di Emil Braun, del consolato, della società archeologica di Prussia. A Venezia evidentemente invece si deve rivolgere a dei banchieri privati. Allora, Audiface di Ottalivi è molto sollecito, rispedisce a Wagen quello che Wagen si era dimenticato. È anche curioso che arraffa talmente velocemente queste cose che qualcosa la lascia lì, rimane un pacchetto lì tra le carte, quindi ci dà anche un po' la dimensione di questi acquisti, che sono effettivamente molto rapidi. Ma Audiface di Ottalivi non sente più notizie, quindi scrive al viceconsole di Francia a Firenze per capire un po' se lui ha notizie di Wagen, perché non gli ha neanche scritto per ringraziarlo di aver spedito questa placchetta, che si era, questo sigillo che si era dimenticato. E perché mentre Wagen è tornato per la seconda volta a casa di Audiface di Ottalivi, Audiface di Ottalivi prova a vendergli quello che lui credeva essere un Raffaello. E quindi c'è questa lettera in francese: non mi ha mai risposto di questo dipinto di Raffaello, cioè, di cui abbiamo parlato, noi il dipinto non lo conosciamo, abbiamo un'incisione ed è chiaramente una replica, insomma, della Madonna dell'Agnello di Madrid, che effettivamente invece Wagen poi prende in considerazione in seguito, perché quando ne vede un'altra versione dal Castelbarco, in realtà a Milano, dice: però ne ho visto un'altra che era della Marchesa di Ottalivi a Rimini, e dice che quella della Marchesa di Ottalivi era un pochino più bella, e sicuramente Coeva comunque si accorge che si tratta di una copia, promette vagamente a Audiface di Ottalivi che avrebbe preso il suo Raffaello. Il suo Raffaello l'aveva già preso in realtà, ma insaputa del collezionista. E anche questo lapsus sulla Marchesa di Ottalivi si può legare forse un po' anche a un piccolo gossip. Audiface di Ottalivi si sposa con Francesca Reggiani di Forlì, molto più giovane e molto chiacchierata in città. Si dice la Marchesa di Ottalivi è la gioia di tutti i forestieri che passano per Rimini. E allora vado verso l'epilogo, perché Audiface di Ottalivi viene a sapere che Passavant si sta per recare a Roma per fare acquisti della collezione Fesch. E quindi gli dice: se vuol venire nella mia galleria, io ho cose molto più belle di queste cose nordiche, che per carità.
e se vuole può comprare qualche singolo pezzo o anche tutto. Ieri abbiamo visto che normalmente, insomma, a Venezia poi soprattutto, si tende a vendere in blocco. Audiface di Ottalevi non fa tante distinzioni, un pezzo, più pezzi uguali. E per convincere Passavant che la sua è una buona galleria, e quindi vediamo anche qual era l'interesse nell'avere in casa proprio Wagen, scrive il signor Cavalier Wagen, scritto così, direttore della galleria di Prussia, spedito anch'egli qua per comprare quadri, due ne comprò da me, che furono ritenuti a Roma il più bello acquisto che fece. Cioè, lui naturalmente tira l'acqua assolutamente dal suo mulino. E mi avvio verso la conclusione. Io qui ho portato un disegno molto curioso di Otto Mundler. È molto curioso vedere Tintoretto, come veniva anche visto. Anche Otto Mundler passa per Palazzo di Ottalevi una quindicina d'anni dopo. E insomma, lo ricorda, dice, vede una adorazione dei magi cosiddetta di Bellini, poi è un quadro passato in asta da Doroteo un qualche anno fa, come cerchia di Mantegna, ma la cosa che vede degli Albertinelli, dice, molte sono copie da Leonardo, Rubens, Van Dyck, e soprattutto dice, una volta tornato, passa due volte addirittura in Palazzo di Ottalevi, quindi questo ci dà anche una misura dell'interesse che aveva questa collezione, che il Marchese gli aveva fatto vedere i dipinti a lume di candela, quindi giocava un po' anche su queste cose. E poi farò un commento finale anche su questo, perché vado all'epilogo, troppo. Muore Audiface di Ottalevi e la famiglia affigge a Rimini questo avviso: è morto Audiface di Ottalevi, vendiamo tutto. E vendiamo anche, sono le ultime righe, la collezione di quadri, però in blocco. Quindi torniamo, insomma, a quest'usanza che abbiamo trovato anche ieri. La collezione di quadri va a Firenze inizialmente, dove la vede Michelangelo Gualandi. Sono documenti trovati da Mazzaferro, e Michelangelo Gualandi dice che tornò a Rimini dopo essere stata a Firenze con discapito del nome che aveva per disparate ragioni: poca solidità dell'acquirente che si era proposto, che voleva pagare a rate, quindi agli eredi non va bene, e poi soprattutto i nomi d'autore dati alle pitture trovati non sempre ben applicati alle opere principali, soprattutto, cioè i pezzi più importanti, il Boltraffio, il Luini, il Raffaello, sono stati man mano estratti da Wagen, Stroganov, dai grandi direttori o dai grandi collezionisti. Quello che è rimasto è un po' quello che ha visto Mundler qualche anno prima, cioè cose buone, cose meno buone, copie, Guizzardi che ci ha messo le mani. E quindi, per concludere, torno a Palazzo di Ottalevi. Allora Wagen entra, varca quella soglia il 19 dicembre 1841. Non è una delle giornate più luminose dell'anno, forse una delle meno luminose dell'anno. Vede la collezione, non so se a lume di candela come il povero Mundler, e si trova a dover fare un'offerta su dipinti che avevano ricevuto i benefici di Guizzardi e che molto probabilmente il collezionista aveva rivestito di una storia collezionistica del tutto inventata. Wagen, quando torna a Berlino, scrive che la Madonna di Ottalevi apparteneva a questa nobile famiglia da molte generazioni, non era assolutamente vero, non era già nella collezione del padre, quindi è un acquisto che purtroppo non sono ancora riuscito a documentare dove, fatto da Audiface di Ottalevi. Quindi dobbiamo effettivamente considerare che in queste trattative con i privati, questo caso, insomma, specifico, particolare, è veramente un banco di prova molto forte per un conoscitore, perché entri in un palazzo, vedi molti quadri, ascolti le parole di un collezionista, devi valutare con la luce che hai o che non hai delle opere su cui ha messo le mani uno dei restauratori, insomma, più bravi ma anche più interpretativi, diciamo così, del momento. E quindi
qualcosa va molto bene, qualcosa va molto male. E proprio a chiosa finale mi riaggancio ai discorsi che si facevano prima. Nel trasporto dell'illetterato Contarelli, quello che mette la croce, nelle casse vengono messe anche le due cornici, che in questo caso di cui le opere erano dotate. La cornice della Madonna di Ottalevi è una cornice dorata, quindi quella attuale non è la cornice originale, quindi mando questo messaggio verso Berlino, perché invece a Rimini dicevano questa è la cornice originale, ma è una cosa secondo me molto ottocentesca. È curioso invece che Luini aveva, per capire anche perché la preziosità e questa attribuzione a Leonardo, aveva una cornice di ebano con inserti di pietra e davanti due colonne di porfido che vengono smontate per essere messe nella cassa. Quindi qui c'è invece un'attenzione molto forte alle cornici. E vera chiusura, tra i tanti benefici che vengono chiesti a Guizzardi, a questo restauratore bolognese, ci sono anche quelli di beneficiare le cornici, naturalmente, per farle apparire probabilmente più antiche o coeve.